I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Ritrovati cari amici di Casalotto, eccoci qua, ci siamo e c'è sempre lui, Lio, chi voi non vi fermate più, non partirete più, quindi approfittiamo di questi due ragazzi, dei loro consigli, anche perché c'è la dodicesima. Dodicesima estrazione Wow! di settembre. Hola! Ben ritrovata Clara, ben ritrovato a Marco, ma soprattutto ben ritrovati tutti voi che avete seguito ancora una volta Casalotto. E allora attenzione perché abbiamo 40 minuti estremamente importanti per quanto riguarda questo appuntamento. Noi siamo pronti, prontissimi per questa estrazione del sabato sera. E allora attenzione perché in questa diretta velocissimamente andremo a vedere anche i risultati di giovedì sera, quindi nuove condizioni veramente molto interessanti, perciò i giochi sono fatti per questa estrazione. E allora Clara, io direi di iniziare subito perché 40 minuti sono veramente pochissimi. Iniziamo a vedere quello che è accaduto giovedì sera. Beh, un bellissimo 81-90 alla ruota del Lotto di Palermo, questo 81-90 dallo speciale 90, dalla figura 9 e da Lotto Segreto, beh, ha confermato ancora una volta questa traccia importante, questo 81-90 l'hanno vinto molte persone, grazie perché in tanti hanno mandato la foto dello scontrino. Ma andiamo avanti a vedere i risultati alla ruota del Lotto di Milano con il 2-22, i radicali, quindi ambo secco, e poi ancora l'88 che è arrivato su due ruote a Firenze Genova, e alla ruota del Lotto di Genova 60-88, un altro ambo dal Genova Torino. Ci sono stati anche degli altri risultati anche a tutte le ruote, l'11-90 al primo colpo di gioco. Beh, è chiaro, questo è un piccolo recupero ed è arrivato al primo colpo di gioco. E allora attenzione perché io con Marco siamo pronti, prontissimi per quanto riguarda la nuova informazione, un'informazione veramente importante legata a due centenari. Voi sapete bene che ne parliamo pochissimo di centenari, lo facciamo solo quando, beh, i numeri sono pronti. E la ruota dell'8 di Bari, attenzione perché ha dato due condizioni estremamente importanti per quanto riguarda il 28 a Bari. E allora attenzione, è da valutare, quindi la condizione è chiara, la condizione è importante, quindi 28 a Bari abbiamo un terno secco. Ma attenzione perché nelle altre condizioni abbiamo un bellissimo Roma-Torino con un 45, un ambo e il terno di figura 9. E per concludere, pensate che in questa chiamata avrete anche la specialità del 90 ruota unica, perciò questo è un piccolo ma grande tutto in uno che vi permetterà con una telefonata di avere il meglio di Lio e Marco per questa nuova estrazione. E allora io vado in redazione.
Molto bene, e allora attenzione perché il portale 8934 94 94, ripeto 8934 94 94, signori, è già a vostra completa disposizione e allora vi permetterà di avere lo speciale centenari. Guardiamo la condizione alla ruota del lotto di Bari, 73, che è il diametrale del 28, 28 più 45, 73. Allora attenzione perché questo 73 terzo estratto è veramente un urlo importante al 28, e subito dopo il 73 l'82 figura 1 vertibile del 28. Beh, attenzione perché è importantissima questa condizione, anche perché 73 82 sono uniti, e allora la ruota del lotto di Bari avrà un terno secco legato ai centenari da valutare attentamente all'inizio dell'89 34 94 94. Roma Torino, un ambo e un terno, quel 54 isotopo conferma l'ambo e il terno di figura 9, estremamente importante perché la regola è questa, e quindi c'è il nuovo ambo e il nuovo terno di Roma Torino. E per concludere, dal 1080 di Venezia, somma 90, zerati di somma 90, un bel 90, un ambo secco e un terno secco. Fantastico portale 8934 94 94, ripeto 8934 94 94. Ecco cosa avrete: centenari, Bari, un terno secco. Volete seguire questo terno? Entrate, ascoltate il terno, chiudete la chiamata. Napoli 24 un ambo, Roma Torino 45 un ambo e un terno, e il fantastico 90 alla ruota del lotto di Venezia, un solo ambo e un solo terno secco. Beh, io vi lascio entrare, ascoltate ciò che volete, chiudete la chiamata, così già avrete risparmiato nel costo della telefonata. Potete avere anche una sola informazione, beh, quella che vi piace di più. 89 34 94 94, tasto 3. Quel che provo è un sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento io mi apro al tradimento, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Molto bene, sono felice che tante persone hanno apprezzato chiamata unica, una chiamata per avere le informazioni di Lio e di Marco, quindi in questa chiamata avete lo stretto necessario per questa nuova estrazione con centenari. Sapete che li trattiamo veramente quando sono maturi. Allora 28 a Bari un terno secco, 24 a Bari, a Napoli un ambo secco, quindi un ambo e un terno di centenari estremamente importanti sono da valutare in questa estrazione, quindi la possibilità è importante perché è molto forte. 45 dal 54 isotopo Roma Torino un ambo e il terno di figura 9, e per
concludere, in questo portale avete ascoltato anche il 90 di Venezia con un ambo e un terno, quindi ancora una volta poche informazioni in chiamata unica, ed è bello comunque fare effettuare una sola chiamata per i consigli di Casalotto. E allora grazie ancora a tutti voi, Clara. Allora Lio, partiamo con la prima notizia, sì, che riguarda Pierfrancesco Favino, questo bravissimo attore che ha vinto la Coppa Volpi come appunto miglior attore per il film Padre Nostro alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La motivazione è stata, come ha detto appunto la presidentessa della giuria, lei ha detto: una grande prova è quella in cui un attore diventa così importante per un film che senza di lui o lei è come se ci fosse un buco nero, e Favino è stato questo per il film Padre Nostro. In effetti è stato un personaggio molto forte, ispirato alla vera infanzia del regista Claudio Noce, che da piccolo nel 76 vide l'attentato al padre Alfonso Noce, dirigente dell'antiterrorismo. Erano gli anni di piombo, quindi il film parla di questo. E deve essere infatti molto bello, e anche appunto Favino ha detto: il cinema può dare il coraggio di dire delle cose che uno fa fatica a dire nella realtà. Credo che questo film ne sia una prova. Ci sono degli strumenti che ci aiutano a esprimere cose che magari non riusciamo a dire. Io poi, da amante del cinema, penso che il cinema veramente possa salvare il mondo. Mi rendo conto che ho questo virus da piccolo per il mondo del cinema, ma è la strada che ho scelto e mi emoziona, mi coinvolge, quindi... raccontare le storie è una cosa che salva, così come avere la possibilità che qualcuno te le racconti. Quindi vabbè, bravo, bravo. Beh, assolutamente veramente bravo, tantissimi lavori, sì, quindi al suo attivo, tutti confermati con dei giudizi fantastici e straordinari. Beh, sono d'accordo, il cinema ma anche la musica possono salvare, sì, il mondo, quindi ha fatto una dichiarazione molto importante e secondo me ha fatto una giusta dichiarazione. È vero, quindi adesso il film è già nelle sale. Andiamo, dobbiamo sostenere appunto anche il cinema, visto appunto il momento che stanno passando anche le sale cinematografiche, quindi andiamo, perché si può andare mantenendo le distanze, quindi facciamolo, ecco, tanto una volta ogni tanto, dai. Oh. Beh, assolutamente, con cautela, quindi con riguardo, si può fare veramente tutto, basta attenerci alle regole che sappiamo, ma comunque è chiaro che dobbiamo riprenderci in mano la nostra vita, di conseguenza distanziamento ci vuole, e quindi è bello riassaporare ancora una volta il cinema, magari con gli amici, eccetera eccetera. Beh, sicuramente io, anche se non sono molto da cinema, penso che durante questo inverno riprenderò andare al cinema una volta alla settimana, bravo, con amici. Ecco, sì, bravo, ecco. Infatti sì, ma proprio per sostenere, poi chiudono e poi ci lamentiamo: quel cinema famoso, importantissimo, chiude, perdono il lavoro un sacco di persone. Però, ma se non ci andiamo, dobbiamo andare, veramente sosteniamo, ma dal bar sotto casa, vero, a queste realtà, perché poi siamo bravi a dire: oh, poveri di qua di là, ma e che facciamo? Andiamo, yes, andiamo, vero. Vai, aiutiamoli, vai, vai. Bene, allora io ora vado in redazione perché devo portare ancora a tutti coloro che non hanno ascoltato il nuovo abbinamento del 990, un solo abbinamento, un ottimo abbinamento che andrà bene con il 9 ma anche con il 90. E poi attenzione, perché ha fatto scalpore l'ambo secco con il numeretto 9, anche perché le amiche e gli amici si ricordano della stessa traccia del mese scorso alla ruota del Lotto di Palermo dell'ambo 980. Bene, attenzione, 9 è uno zerato particolare, questo zerato veramente molto interessante, è un ambo un po' strano questo con il 9, ma è fantastico questo ambo, è uno dei miei ambi preferiti, e visto che la condizione, la statistica per domani sera vuole questa traccia, allora la troverete in questo portale in una sola chiamata.
giornata. E allora valutate attentamente il prossimo portale, andiamo di là in redazione, grazie. Eccomi in redazione ed ecco che abbiamo l'89-22-77, ripeto 89-22-77, fantastico portale. Dopo il tasto 3 voi avrete la possibilità di avere un abbinamento per il 9,90 valido in questa estrazione. Attenzione perché questo abbinamento sarà ottimo con il 9 ma anche con il 90 ed è chiaro anche in ambo terno secco 9,90 con questo unico abbinamento, quindi un solo abbinamento. Vi dico un abbinamento, poi non è che trovate due o tre abbinamenti, c'è quello perché da statistica il 9 e il 90 deve arrivare a questa ruota con questo abbinamento. Nello speciale numeretto 9, attenzione perché c'è un ambo secco, è un ambo importante, anzi importantissimo, se volete valutare semplicemente e unicamente anche questo ambo secco con il numeretto 9 lo potete fare, si tratta di valorizzare questo ambo di due numeri. Beh, io vi dirò che lo tratterò molto bene perché mi piace tantissimo, anche da statistica ci sono più conferme per quanto riguarda questo ambo secco. E allora attenzione perché nella condizione esclusiva, e voi sapete che il doppio 88 che è arrivato a Firenze Genova conferma sempre, ha sempre confermato uno di questi numeri, o il 9 o il 90, e allora dovete far vostra questa informazione nell'89-22-77, tasto 3, darete fissa dai cellulari. Signori, è importantissima questa informazione, io vi lascio proprio due minuti per dare la possibilità a tutti voi di avere questa informazione dell'ambo col 9, fantastico 9 zerato e dell'abbinamento del 9,90. Via con le vostre chiamate. Molto ma molto bene, allora ci sono ancora delle linee sempre tramite questo portale e se voi le utilizzate potrete avere questo fantastico e ristretto contenuto 9,90 con un abbinamento e l'ambo secco con il numeretto 9. Attenzione perché nella formula statistica di questo mese di settembre questo ambo è sempre 9 zerato. Il mese scorso a Palermo era 9,80 e lo avevamo
abbiamo centrato al primo colpo di gioco. È chiaro che lo zerato per questo mese di settembre cambia, bellissimo questo ambo secco, e allora attenzione perché potete ancora averlo in questo portale importante 89 22 77. Fate vostra questa informazione perché è veramente importante. Clara, parliamo della Ferragni, la Chiara Ferragni, che è un'altra delle donne che io adoro proprio, che non è andata alla, e non andrà appunto alle sfilate della Milano Fashion Week. Una decisione che ha preso perché ha paura del Covid. Giustamente loro due, da quando sono diventati genitori, anche lui ha visto che si è un po' ritirato per alcuni problemi, si vogliono godere la famiglia. Mi sembra anche un gesto responsabile anche nei confronti, non so, dei genitori, visto che spesso sono a casa, che danno una mano con il bambino, e anche del bambino stesso. Quindi lei ha deciso, ha detto: guarda, io quest'anno appunto non vado, sono 10 anni che vado, che sono sempre andata in tutte le fashion week in giro per il mondo, però farò una cosa molto carina, e quindi tanto di cappello, perché ha deciso di indossare gratuitamente nei look, no? Da postare appunto nei social, tutte le sue, i suoi brand che ha nel cuore. Infatti Fendi è uno di questi, e quindi ogni giorno farà vedere tutti i look della prossima primavera estate proprio in modo gratuito, per dare una mano alle aziende italiane di moda, che non se la stanno passando bene assolutamente, uno dei settori più colpito. Quindi lei, che ha 21 milioni di follower, devo dire che è un bel regalo. Beh, assolutamente sì, una grande sì. Donna, una grande persona, che comunque nel suo lavoro ci sa fare veramente molto molto bene, e quindi lei penso che è l'unica, l'inimitabile, sì, anche perché in tante hanno cercato di imitarla, ma assolutamente è inimitabile. Ed è chiaro che comunque anche Fedez è un valore aggiunto, sì, per quanto riguarda la sua carriera, parlando appunto di questa settimana della moda che non sta andando bene purtroppo. Si sa, è chiaro che comunque molte persone, la maggior parte delle persone, un po' è infastidita dalle mascherine, un po' ha paura, eccetera eccetera, e di conseguenza dobbiamo ancora una volta stringere i denti e andare avanti proprio per cercare di riprenderci al più presto la nostra vita. Io sono sempre ottimista per quanto riguarda diverse cose, per quanto riguarda anche purtroppo questa cosa, questa pandemia, e dobbiamo nel nostro piccolo veramente fare il massimo affinché tutto vada bene. Infatti, poi pensavo a quante, che non faccio nome, che invece per 2 lire fanno le gomitate per andare a presenziare le sfilate, quando invece lei appunto sta facendo questa cosa gratis per sostenere le aziende, così come ha fatto per il turismo in Italia, certo, per i musei. E allora alla fine sono fatti, non solo parole, le famose parole, fatti, ed è una persona di esempio, da prendere di esempio. Assolutamente sì, fatti, e poi Clara, buon senso, perché il buon senso ci sta sempre in ogni cosa, e anche per quanto riguarda questo momento storico, questo periodo, il buon senso ci deve sempre essere, chiaramente, per far tutto, e con il buon senso io penso che veramente si può veramente far tutto. È vero. Allora, mancano pochissimi minuti prima della fine della prima parte di questa diretta. Allora io avrò ancora una possibilità, quindi andrò in redazione per favorirvi nel 90 un ambo e un terno, quindi un ambo secco e un terno secco, e in più attenzione perché in questo portale c'è lo scoop per l'estrazione di domani sera, ovvero il 90 segreto. Magari Penny
vediamo da quale condizioni di Firenze e Napoli, perché questo Firenze-Napoli con il 23-67 è una somma 90 nei terzi estratti. Allora attenzione, perché voi conoscete molto bene le condizioni di somma 90 e sapete che quando sono terzi estratti, beh, hanno sempre una marcia in più. Bene, alla ruota dell'8 di Napoli il 90 è attesissimo, alla ruota dell'8 di Firenze ancora di più. Sinceramente attenzione, perché questo 90 veramente deve toccare diverse ruote. Poi c'è l'88 che è un precursore del 90, c'è l'85. Allora attenzione, perché sono delle condizioni secondarie ma che confermano il 90. Bene, a Firenze e Napoli abbiamo ambo eterno secco con il 90, quindi un solo ambo e un solo terno secco. E poi attenzione, perché c'è l'ambo segreto con il 90. Bene, questo è veramente un ambo d'oro, questo è veramente un ambo importantissimo che io oggi dedico a tutti coloro che amano l'otto segreto. È un po' come il 90-81. Questo ambo segreto con il 90 sarà sempre a Napoli-Firenze. Quando ho preparato questo abbinamento, che è un abbinamento importante, non ci ho pensato due volte a inserire questo ambo secco, perché questo 90, queste due ruote, deve arrivare proprio in questa maniera. Allora andiamo di là in redazione, grazie. Molto bene, l'895095, ripeto 895095, ancora non ne abbiamo parlato di questo portale. Attenzione signori, perché qua avrete veramente tutto e solo sul 90, un ambo e un terno a Firenze-Napoli, quindi un ambo un terno alla portata veramente di tutti voi. E sempre a queste due ruote a Firenze-Napoli abbiamo questo fantastico ambo segreto con il 90, uno dei migliori ambi con il 90 da sempre. Allora attenzione, perché è arrivato il momento di valutare questo ambo segreto di due numeri. Beh, attenzione signori, perché io già l'ho valutato molto bene e questo è un ambo che a me piace tantissimo. Beh, fatelo vostro, perché l'895095 certo vi dà questo ambo, vi dà anche il classico 90 con l'ambo alterno, ma si può anche fare una scelta, magari valutare, valorizzare bene un ambo secco. E questo 90 segreto, attenzione, perché è veramente il meglio per quanto riguarda il 90. 895095, tasto 3, fate vostra questa informazione perché è importantissima. Vola sempre più su.
giusto ma molto bene. Allora sono riuscito prima del dopo Casalotto a portarvi anche il 90, ma soprattutto questo ambo, il 90 segreto e il classico 90, un ambo e un terno. Quindi avete ancora la possibilità di avere tramite questo portale questa formula importante. Clara? Allora adesso c'è una pausa, ma rimanete lì. Cosa abbiamo per dopo? Dopo, nel dopo Casalotto, attenzione perché riparleremo dei centenari a grande richiesta, quindi lo facciamo veramente quando questi sono pronti, quando questi sono maturi, perciò rimanete sempre con Casalotto, perché in chiamata unica avremo certamente i centenari, ma avremo anche la nuova formula dell'ambo e il terno veloce con il 45. E allora vi aspettiamo tra qualche secondo. Con le scimmie anche. Eccoci qua, allora torniamo anche con le scimmie, ecco, che purtroppo non saranno qui in studio, ma stanno invadendo la Thailandia. Viene da ridere perché sono carine, chi non ama le scimmie? Beh, dice, certo, che meraviglia, assolutamente magari sì. No, invece è un bel problema sì, da quelle perché parti. Fanno disastri da quelle parti Sì. È un animale assolutamente bello, è un animale che comunque dovrebbe vivere in altri luoghi, ma è chiaro, quando sono tante fanno dei disastri notevoli. E adesso ancora di più, perché con la pandemia ovviamente i turisti sono molto di meno, no? Cosa facevano? Quando un turista andava lì che vedeva una scimmia, ti viene distinto dare da mangiare, no? Quindi è una cosa che facevano un po' tutti, ecco, vediamo, dice, turisti, allora dai da mangiare. Adesso che i turisti non ci sono, queste qua, le scimmie, sono disperati, le vedete? Stanno andando ovunque in giro per cercare cibo, infatti questi sono i macachi, hanno assaltato i bidoni dell'immondizia, poi i negozi di frutta, di verdura, addirittura anche nelle case private, perché in effetti dove vanno a trovare, in una città, nei paesi, no, urbanizzati così, dove vai a trovare il cibo? E quindi hanno pensato a sterilizzarli. Infatti in molte città, cittadine meridionali, ormai ci sono già 500 interventi al mese, li prendono in quella cosa che abbiamo visto prima, lì, una specie di gabbia, i maschi vengono appunto sterilizzati, castrati chirurgicamente, sedati prima ovviamente, poi liberati nell'ambiente naturale. Vediamo, perché purtroppo poi questi animali possono portare delle malattie, no? Dalla rabbia ad altre malattie, anche queste gravi, e quindi vediamo un po', però la gente ormai poverina dice, sono esasperati, sono chiusi in casa, anche con le finestre chiuse, perché queste qua si mettono ovunque, ti immagini? Certo, assolutamente, c'è proprio l'invasione di queste creature che vanno a cercare cibo per una serie di motivi, e secondo me la sterilizzazione è la miglior cosa per quanto riguarda poi l'impossibilità di riprodursi. Solo che io penso che sono veramente tante scimmie femmine da sterilizzare, perché comunque si riproducono anche molto molto facilmente. Beh, speriamo che cambi un qualcosa, sempre per quanto riguarda questi poveri animali. Quindi qua ci sono le scimmie, parliamo anche di altri luoghi dove ci sono comunque i cani randagi, i gatti randagi, eccetera eccetera. Beh, ci vorrebbero degli interventi un po' più invasivi per quanto riguarda il contenere proprio la nascita di questi animali. È chiaro che se sono allo stato brado, se sono in libertà, si riproducono spesso e volentieri. Infatti, io stavo guardando anche l'orario, che via, la puntata praticamente tra un po' finisce. Vola, assolutamente sì. Beh, io ho comunque ancora la possibilità di portarvi di là in redazione, allora visto che abbiamo anche delle condizioni veramente importanti
Penny, vediamole da qua, da Casalotto, perché la ruota del lotto di Bari con il 73, che è il diametrale del 28, il 28 è il centenario di Bari, con l'82 che è il vertibile del 28, questa doppia condizione unita, 73-82 di figura 1, è un richiamo infallibile per quanto riguarda il 28. E allora a Bari abbiamo unicamente un terno secco con il 28, attenzione perché è estremamente importante questo terno di tre numeri, 28. C'è anche l'ambo con il 24 alla ruota del lotto di Napoli, altro centenario, e sapete che i centenari li trattiamo solo quando sono pronti. Poi a Roma, Torino il 54, attenzione, una conferma spaccata del 45, un ambo e un terno di figura 9, sempre la condizione che la figura 9 chiama figura 9, e concludendo Venezia 10-80, una fantastica somma 90 che conferma un ambo e un terno, quindi miglior chiamata, chiamata unica, dove avrete le migliori informazioni del sottoscritto e di Marco. Andiamo di là in redazione, grazie. Molto bene, eccomi in redazione ed ecco che l'89-34, 94-94, ripeto, 89-34, 94-94 è lì per voi, a vostra disposizione, in chiamata unica. Avrete i centenari, un terno fantastico a Bari, solo a Bari con il 28. Questo lo dobbiamo provare perché il 28 è il centenario di Bari e questa doppia condizione conferma il 28. Attenzione perché se volete anche solo il terno con il 28, entrate, ascoltate questo terno, chiudete la chiamata e sarete a posto, risparmierete sul costo della telefonata. C'è anche un ambo col 24 di Napoli, Roma Torino, un fantastico 45 con un ambo e un terno di figura 9, e per concludere qua avrete anche il 90 di Venezia, un ambo e un terno, quindi chi ama il 90 lo può ascoltare in questo portale, perciò non dovrà effettuare nessuna altra chiamata perché il meglio delle informazioni di Lio e di Marco oggi è in chiamata unica. Via con le vostre chiamate, 8934 94 94 tasto 3. Every time a girl
Eccoci qua. Allora amici, ci siamo. Tra poco vivremo, no? La prossima estrazione, il sabato sera, la nostra serata. Quindi già da adesso in bocca al lupo, continuate a vedere le puntate, così arriverete preparati. Quindi un beso, Lio. Assolutamente, grazie Clara, grazie a Marco che è stato collegato per tutta la diretta tramite WhatsApp. Grazie a tutti voi, potete ancora chiamare i nostri portali per avere le informazioni di Lio e di Marco. E allora attenzione, perché ancora una volta sono poche informazioni, super ristrette, perciò veramente alla portata di tutti voi. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao.